esprime la sua saggezza e il suo amore nel dare il cibo ad ogni vivente. Dunque il Dio creatore non sta soltanto in quell'istante iniziale, ma Dio creatore lo è ogni giorno, ogni ora, ogni istante della nostra esistenza. E all'Expo di Milano 2015. Sì, anche perché il tema è il cibo e la bevanda, e questo tema, il cibo e la bevanda, ho detto guai se noi ci limitassimo a considerarli da un punto di vista laico, ma ripeto di nuovo, in senso negativo, in senso problematico, perché siamo chiamati a guardare tutte queste cose, in particolare il cibo e la bevanda, in chiave profondamente religiosa. Da questo punto di vista, ecco, Dio che interviene non ultimo, ma prima e in costanza, anche quando non è visto, ad assicurare il cibo e la bevanda ad ogni essere vivente del cosmo. Abbiamo bisogno di cibo e di bevanda, e Dio creatore immette, per così dire, tutto il fiume, il torrente impetuoso della sua sapienza, del suo amore, precisamente nel cibo che noi mangiamo, nella bevanda che ci disseta ogni momento. We'll be right back.
da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, apri la tua mano, si saziano di beni. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia. Noi benediciamo il Signore non soltanto per i doni che Lui fa alla nostra anima, ma per tutti i doni che sparge nel mondo intero a favore di tutti gli uomini, nessuno escluso. Il Signore, certo, per quelle grazie spirituali che Lui dona a ciascuno di noi, al cuore di ciascuno di noi, ma i salmi ci dicono che Dio va lodato, va ringraziato tutti quanti insieme, noi abitanti della terra, tutti che formiamo un vero e proprio tempio che è costruito quotidianamente da tutti e da ciascuno di noi per la gloria del Signore. Creare, che fa del cosmo una casa, che per coloro che la abitano fa del creato un vero e proprio tempio sacro. Da voce al creato, l'uomo dà cuore al creato, fa sì che tutte le cose create da Dio ritornino al loro principio, a quell'istante creativo di cui abbiamo detto, proprio perché in questo modo quella destinazione liturgica che è propria del creato raggiunga la sua concretezza quotidiana, diventi davvero espressione di quella preghiera universale. Non limitiamola a qualche sentimento religioso, a qualche parola che diciamo al Signore a partire dalla nostra anima,
ma facciamo in modo che la nostra preghiera piccola, piccolissima, entri dentro in questo coro davvero senza confini, che è il coro del Tempio del Signore, che è appunto il cosmo, ciò che Lui ha creato e continuamente crea. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, apri la tua mano, si saziano di beni. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia.